Ho affrontato con te una carrellata di muscoli di specializzazione per i vari distretti muscolari. Come visto, sono passato da Baldwin, quindi multifrequenza di un solo giorno, quindi effettuare ogni ora o ogni mezz'ora un allenamento, piuttosto che Garden, quindi a cedimento massimo 2 settimane, perché più di quello andresti a stressare troppo le articolazioni. Ti ho presentato le mie, quelle dell'host, dell'autoscultrini, che si accingono a sviluppare un distretto muscolare in un tempo più lungo, quindi in circa 10-12 settimane. Ora ti voglio dare delle indicazioni su quello che è l'allenamento in specializzazione. Innanzitutto devi seguire alcune regole. Se vuoi specializzare un distretto muscolare, tu necessiti di mangiare di più e riposare di più. La seconda cosa che devi fare è che devi diminuire il lavoro sugli altri distretti muscolari, devi effettuare delle schede di mantenimento per gli altri distretti muscolari. E terza cosa, ancora più importante, è che non puoi in maniera assoluta e totale andare a specializzare un muscolo quando devi crescere complessivamente in ogni parte del corpo. Quindi andrai tu a specializzare un muscolo carente quando sarai intermedio o avanzato, non di certo quando sarai principiante. È inutile quindi ammazzarti di esercizi monoarticolari fatti su serie. Perché? Perché non serviranno a nulla, quando dovrai semplicemente cercare di aumentare la massa muscolare e il peso corporeo, nonché la forza generale. Ti faccio un esempio. Quando vedi un costruttore, un architetto, un ingegnere che vuole costruire un edificio, un appartamento, un grattacielo, una casa, che cosa fa? Parte dal tetto o costruisce prima le fondamenta, le basi? Ebbene, andrà ad accertarsi, assicurarsi che le basi siano solide prima di poter poi costruire il tetto e la restante parte della casa. E così per il corpo. Non puoi specializzare un singolo distretto muscolare se non sei cresciuto di massa e di forza un po' in tutto. E questo succede, guarda che succede anche negli sport di prestazione. Ad esempio, se mi alleno per la palla a canestro, io prima di imparare a fare la schiacciata, tranne se non sono talmente alto che lo faccio naturalmente, io imparerò il terzo tempo, sarò ore e ore a imparare il terzo tempo. In tutti gli sport esiste il concentrarsi sui fondamentali, stare lì ore e ore a macinare ripetizioni per aumentare la propria capacità, migliorare la propria tecnica. E così è anche nel settore del fitness e del culturismo. Devi prima aumentare di forza e massa muscolare a livello generale, impara la corretta tecnica di esecuzione degli esercizi sui fondamentali. Dopo fatto questo, andrai a specializzare i muscoli carenti. Non prima, altrimenti sarebbe paradossale il fatto che basterebbe semplicemente inizi da principiante, un paio di settimane specializzi i bicipiti, un paio di settimane specializzi i tricipiti, un paio di settimane specializzi le spalle, poi il petto, poi il dorso, poi le gambe, i polpacci, mettiamoci qualcosa per l'addome, a fine anno avrai specializzato tutti i muscoli e sarai un supereroe, sarai un mister Olimpia. Non è così. A parte che vi è sempre da sottolineare il discorso genetica, puoi specializzare quanto vuoi, ma senza doping non vai oltre quello che la madre natura ti ha dato. Poi la specializzazione in stile host o endoscull training è prevista in 10-12 settimane, è impossibile, tranne quello che abbiamo visto con Dardano o Polygon, ma sono casi rari, in particolare possono essere anche divertenti da provare, ma non danno tutto questo che chiedi, risultato permanente, se non il pump iniziale. È impossibile, è difficile che tu possa specializzarti realmente se non alleni il tuo corpo, i tuoi muscoli per periodi prolungati di 10-12 settimane. Devi specializzarti in almeno 3 mesi. Non può un muscolo crescere in un giorno, in 2 giorni, in 4 sedute allenanti. È impossibile. Deve essere Ronnie Coleman dei tempi del Mister Olympia. Perché? Perché il corpo non vuole che tu aumenti di massa muscolare. Per lui è anche economico. Perché consumerà più calorie, dovrai attingere a riserve energetiche maggiori, eccetera, eccetera, eccetera. E al corpo questo non interessa. Per la prosecuzione della specie, lui è stato tarato da anni e anni di conservazione del grasso corporeo, quindi il rallentamento del metabolismo per i periodi di carestia, eccetera. Quindi devi fare una lotta per far crescere il muscolo. Non puoi pensare 4 sedute, 2 centimetri in più sulle braccia, 4 sul petto, 10 sulle gambe. È assurdo. Concentrati su almeno 10-12 settimane. Grazie di seguirmi, condividi il video se vuoi e alla prossima. Ciao!